Salve a tutti amici di Siano Gemmo d'Italia, sono sempre io Davide e oggi andremo uno sguardo brevissimo alla Siano Gemmo d'11 in versione sperimentale che siamo riusciti a compilare direttamente dai sorgenti. Siamo subito davanti alla lock screen che come potete vedere non presenta trasparenze sulla navbar o la status bar, non presenta i widget né a sinistra né a destra e adesso troviamo solamente il rapido accesso per la fotocamera. Andiamo a sbloccare ed ecco qui il launcher, ovviamente non ci ricorda più Trebuchet ma il launcher di KitKat che siamo riusciti ad abilitare con le Google Apps l'accesso Google Now con lo swipe verso sinistra. Vi faccio un attimo vedere le sue impostazioni per farvi vedere che è esattamente come quello presente sul Nexus 5. Non sappiamo ancora dove andrà a parare CyanogenMod con la futura versione di Trebuchet ma è questo quello che abbiamo al momento. I toggle in questo momento non sono personalizzabili, infatti ci sono quelli che abbiamo presenti nella stock. Nelle impostazioni abbiamo la sola aggiunta per i temi, ovviamente l'aggiunta rispetto alla versione stock che troviamo su Nexus 5 e i cari profili. Andando in fondo abbiamo l'aggiunta per il CyanogenMod account che è configurato e funzionabile e le care impostazioni per le performance, per regolare le performance del dispositivo e in info sul telefono possiamo vedere le varie informazioni. Questa è una Nightly compilata da noi stessi il 13 novembre 2013. Questo è tutto un lavoro sperimentale e ovviamente questa è solo una brevissima anteprima. A presto per ulteriori informazioni, recensioni, video e quant'altro. Speriamo che il progetto continui e vi aggiorneremo quando ci saranno degli importanti cambiamenti. A presto ragazzi!